Trapani passeggeri in calo all'aeroporto Vincenzo Florio, peggiore risultato negli ultimi 8 anni. Mazara dragaggio del Porto Canale, si attende la concessione per la colmata B. Mazara torna a riunirsi oggi pomeriggio in sessione ordinaria il Consiglio Comunale. Trapani, iniziata la visita pastorale del Vescovo Fragnelli nei comuni della diocesi. Calcio, il Mazara di scena oggi a Castelbuono nel recupero della 16ª giornata. Buongiorno a tutti, bentrovati al TG Vallo. Apriamo oggi il nostro notiziario parlando dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani. Sono stati resi noti infatti i dati relativi al traffico passeggeri per il 2017. Le notizie che arrivano non sono positive. Sentiamo. Crollo del numero dei passeggeri in transito all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, quanto si evince dalla rilevazione statistica pubblicata sul sito internet dell'Airges, la società che gestisce lo scalo. Ebbene, nel 2017 le persone in partenza e in arrivo al Florio sono stati 1.292.957, un dato in calo del 13,46% rispetto al numero dei passeggeri dell'anno precedente, 1.493.519. Un risultato negativo che ha risentito ovviamente della chiusura dell'aeroporto per un mese a cavallo tra novembre e dicembre scorsi per alcuni interventi di manutenzione sulla pista di decollo e atterraggio, ma soprattutto della riduzione del numero dei voli operata da Ryanair, la società aerea low cost che da anni opera su Trapani. Non a caso il numero dei voli nel 2017 è stato pari a 9.559 contro i 10.858 del 2016. Sempre a proposito del traffico passeggeri, il crollo si è avuto tra i viaggiatori italiani, meno 19,82%, mentre quelli stranieri sono aumentati dell'8,32%. Quello registrato nel 2017 è il peggiore risultato degli ultimi 9 anni. Per trovare un numero di passeggeri più bassi bisogna tornare indietro nel tempo fino al 2009, quando il dato si fermò a 1.069.528. Il record di passeggeri resta ancora quello registrato nel 2013 con quasi 1.900.000 passeggeri. Dall'aeroporto di Trapani passiamo adesso invece al Porto Canale di Mazara del Vallo. Lo avevamo anticipato la settimana scorsa che in questa settimana si sarebbe tenuto un incontro a Palermo per fare il punto della situazione. L'incontro si è tenuto ieri mattina. Sentiamo nel servizio quali sono le novità emerse. Come anticipato da Televallo la settimana scorsa, il dragaggio del Porto Canale di Mazara del Vallo è stato al centro di un incontro tenutosi ieri mattina a Palermo tra il commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico in Sicilia, l'ex assessore regionale Maurizio Croce, e il vice sindaco Silvano Bonanno. Un incontro programmato per fare il punto della situazione sull'avvio dell'intervento in questione, da anni atteso dalla città del Sagiro, ma finora caratterizzato da intoppi su intoppi burocratici. Ebbene, secondo quanto reso noto da Palazzo dei Carmelitani, la procedura dovrebbe sbloccarsi definitivamente con l'assegnazione della concessione demaniale per l'avvio degli interventi. La concessione demaniale riguarda in particolare la cosiddetta colmata B. Nella nota del Comune non si fa alcun accenno alla tempistica e quindi a oggi non è dato sapere effettivamente quando potranno iniziare i lavori, peraltro già appaltati da mesi e mesi. Nel corso dell'incontro palermitano, in ogni caso, Bonanno ha ribadito l'urgente necessità che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico con l'escavazione del Porto Canale siano realizzati in tempi rapidi, sbloccando gli ostacoli burocratici che hanno impedito l'avvio dei lavori nonostante la gara d'appalto sia già stata espletata. Per quanto riguarda invece le prescrizioni contenute nel parere ambientale modificato dalla Regione e dal Comune Mazarese, fanno sapere che queste non sarebbero di propria competenza, bensì dell'ente attuatore dell'intervento, ovvero il Genio Civile Opere Marittime. Il Comune avrebbe soltanto compiti di vigilanza sulla realizzazione dell'intervento.
E sempre a proposito del dragaggio del portocanale di Mazara del Vallo, pochi minuti addietro è arrivata una seconda nota da parte del comune di Mazara del Vallo. Abbiamo ricevuto le rassicurazioni da parte del commissario, afferma il vice sindaco Silvano Bonanno, che i lavori inizieranno non appena i soggetti attuatori otterranno la concessione demaniale già richiesta. Sono notizie positive dopo anni di blocco, ma naturalmente attendiamo la concretezza dell'avvio degli interventi. Mi preme sottolineare, aggiunge ancora Bonanno, che il comune di Mazara non deve ottemperare ad alcuna prescrizione, ma solo vigilare. La competenza per la realizzazione della recinzione dell'area demaniale oggetto degli interventi non è del comune, ma dei soggetti regionali che hanno la competenza sull'attuazione degli interventi. Il comune ha fatto e fa in pieno la propria parte e chiede a gran voce, insieme agli operatori e all'intera città, che i lavori di escavazione finalmente vengano realizzati. Così ha affermato il vice sindaco Bonanno. Ovviamente staremo a vedere su quel che accadrà. Il comune di Favignana ha approvato in giunta e presentato al Ministero dell'Ambiente 3 progetti per circa 3 milioni di euro. I progetti riguardano interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti e ai cambiamenti climatici nelle isole minori. Il bando del Ministero prevede il finanziamento a fondo perduto degli interventi di efficienza energetica del patrimonio pubblico con un contributo che può arrivare fino al 100% delle spese. I 3 interventi approvati dalla Giunta delle Egade riguardano tutte e 3 le isole dell'arcipelago. Al via il cantiere per la manutenzione straordinaria del centro sportivo San Giacomo di Salemi. I lavori prevedono l'installazione del nuovo sistema di irrigazione, l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione, oltre che la posa del nuovo manto erboso del campo principale. Prevista inoltre la sistemazione della pista di atletica leggera e della recinzione dell'impianto. Il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale prevede anche la realizzazione delle linee del campo da gioco e alcuni interventi sul campo di calcio a 5 attigue. Lavori finanziate attraverso un mutuo di 150.000 euro con l'Istituto per il Credito Sportivo sono stati assegnati dal Comune sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. Ad aggiudicarsi la gara è stata la ditta Palumbo Maurizio di Palermo, che dovrà ultimare gli interventi entro 3 mesi. Torna a riunirsi oggi il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. Sentiamo. Torna a riunirsi questo pomeriggio il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. È fissata alle 15.30 nell'aula 31 marzo 1946 la prima convocazione della seduta in sessione ordinaria convocata dal Presidente Vito Gancitano. Sono 18 punti inseriti all'ordine del giorno della prima seduta consiliare del 2018. In scaletta figurano 5 debiti fuori bilancio, l'approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e gas naturale in via Bessarione e svariate mozioni che da tempo attendono di essere dibattute e eventualmente approvate, come quelle riguardanti gli interventi urgenti al fine di una immediata riapertura della biblioteca comunale, l'installazione di un pannello commemorativo in piazzetta e così via. All'ordine del giorno figura anche un punto relativo all'istituzione di una premialità in forma di riduzione degli oneri concessori ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2016. In pratica una delibera che prevede delle agevolazioni e riduzioni per coloro che decidessero di costruire un'abitazione o altro secondo determinati requisiti. Un modo in sintesi per cercare di alleviare il costo degli oneri di urbanizzazione che a fine 2016 sono stati triplicati. Sull'atto deliberativo in questione però pende il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti di Palazzo dei Carmelitani guidato da Calogero Cittadino. Un parere negativo dovuto al fatto che gli uffici comunali non avrebbero quantificato le eventuali minori entrate o maggiori spese per l'ente al fine di apportare le eventuali modifiche al bilancio 2017-2019. Favorevole invece il parere della Commissione di merito. Albo Pretorio Online del Comune di Mazara del Vallo è stato pubblicato l'avviso per la concessione del sussidio per le gestanti nubili e per le ragazze madri per il 2018. I modelli per la presentazione delle domande di contributo sono disponibili presso il primo settore in via Giotto, possono essere scaricati dal portale istituzionale. Entro il 31 marzo intanto vanno presentate le domande per il contributo cosiddetto ex enauli. Sentiamo.
Il comune di Mazara del Vallo ha reso noto oggi che sull'albo pretorio online del sito, nella sezione avvisi del comune, è stato pubblicato l'avviso e il modulo per la concessione del contributo ex Enauli per il 2018. Gli interessati, si legge in una nota, possono presentare le domande per l'accesso al contributo entro il prossimo 31 marzo. In caso di decesso di uno dei genitori di entrambi successivamente al termine previsto, le istanze potranno comunque essere presentate entro l'anno, fa sapere ancora il comune mazarese. I requisiti richiesti per l'accesso al contributo sono nucleo familiare con presenza di orfani minorenni, avere un reddito dell'intero nucleo familiare non superiore al minimo vitale. I modelli per la presentazione delle richieste di contributo sono disponibili presso l'ufficio assistenza economica del servizio affari sociali in via Giotto e possono essere scaricati anche dal portale istituzionale. Ed è possibile presentare la domanda sempre a Mazara del Vallo anche per il contributo ex ANMI, l'acronimo che sta per Associazione Nazionale dei Mutilati e degli Invalidi del Lavoro. In questo caso le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre. Anche in questo caso i modelli per la presentazione delle istanze di contributo sono disponibili presso l'ufficio di assistenza economica in via Giotto oppure possono essere scaricati dal portale istituzionale. Adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria. Elezioni, verrà presentato venerdì prossimo il movimento Scegli Trapani, presieduto dall'avvocato Salvo D'Angelo. L'incontro si terrà alle 17.30 presso l'Accademia di Belle Arti Candischi. Scegli Trapani vuol promuovere la formazione dei candidati al Consiglio Comunale attraverso un percorso di 20 ore con un programma formativo che avrà ad oggetto le funzioni amministrative del Sindaco e della Giunta, nonché il ruolo dei consiglieri comunali. Alla cerimonia di presentazione interverranno il direttore della Scuola di Formazione Gaetano Lo Cicero, il presidente di Scegli Trapani Salvo D'Angelo e l'assessore regionale alla formazione Roberto La Galla. A Valderice al via i lavori riguardanti il secondo intervento sul prospetto del Palazzo Municipale. I lavori, si legge in una nota, fanno parte di un più ampio programma di interventi sul patrimonio immobiliare comunale avviato da tempo che punta alla tutela e alla valorizzazione degli edifici pubblici. Parliamo adesso della visita pastorale del Vescovo della Diocesi di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli. La visita pastorale ha preso il via sabato scorso dal comune di Calatafimi. Sentiamo. Si è aperta sabato scorso a Calatafimi Segesta la visita pastorale di Monsignore Pietro Maria Fragnelli alla diocesi di Trapani. Il vescovo ha concelebrato la messa nella chiesa di San Michele. Monsignore Fragnelli incontrerà persone, gruppi e associazioni della realtà ecclesiale, ma anche le istituzioni del territorio. La visita pastorale a Calatafimi si concluderà il 26 gennaio con la messa nella parrocchia della frazione di Sasi. La visita pastorale proseguirà poi nella città di Alcamo. La sua graditissima visita, come lei stesso testualmente scrive nella presentazione degli orientamenti pastorali del 2017-2018, è un momento in cui il Vescovo esercita più da vicino per il suo popolo il ministero della parola, della santificazione e della guida pastorale, entrando a diretto contatto con le ansie e le preoccupazioni, le gioie e le attese della gente, potendo rivolgere a tutti un invito alla speranza. Come ammonisce Papa Francesco nel suo messaggio dell'1 gennaio scorso in occasione della 51esima giornata mondiale della pace, si avverte l'impellenza che i governanti sappiano accogliere, proteggere, promuovere ed integrare le migliaia di migranti che fuggono dalla loro terra con il desiderio di una vita migliore, unito molte volte alla ricerca di lasciarsi alle spalle la disperazione di un futuro impossibile da costruire. Ma che i governanti sappiano anche assumere una precisa responsabilità verso le nostre comunità, delle quali bisogna assicurare i giusti diritti e lo sviluppo armonico. Vengo a te, conquistato dal tuo volto sereno e pacificato. Non vengo solo, porto con me tutti coloro che il tuo figlio mi ha affidato in questo comune, perché tu li benedica e li salvi dai pericoli.
Porto con me anche tutti i figli di questa comunità costretti a vivere lontani da qui per tanti motivi. Ti porto madre i bambini, specialmente quelli soli, che crescono a volte senza guida, capaci di proteggerli, e per questi rischiano continuamente di essere ingannati e sfruttati. Ti porto, madre, le famiglie che mandano avanti la vita e la società con il loro impegno quotidiano e nascosto, in modo particolare le famiglie che fanno più fatica per tanti problemi interni ed esterni. Ti porto, madre, tutti i lavoratori, uomini e donne, e ti affido soprattutto chi, per necessità, si sforza di svolgere un lavoro faticoso e spesso umiliante. L'associazione socioculturale Simona Genco Onlus di Trapani, dedicata alla giovane studentessa universitaria morta prematuramente in un incidente stradale, ha deciso di devolvere all'associazione Casa di Paolo l'intero ricavato della cena sociale, un sorriso per la vita, organizzato durante il periodo natalizio. La Casa di Paolo è un luogo di aggregazione che sorge nei locali dell'antica farmacia Borsellino a Palermo, dove si svolgono dopo scuola corsi di informatica, laboratori artigianali e numerose altre attività per promuovere la cultura della legalità. La cifra raccolta è stata consegnata a Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso Paolo Borsellino. L'attività del Centro Voci del Mediterraneo della Fondazione San Vito Onlus di Mazara del Vallo e l'esperienza di alternanza scuola-lavoro che 33 ragazzi studenti del liceo Adria Ballatore mazarese faranno fino a maggio. Il relativo protocollo è stato firmato tra la Fondazione, il liceo e l'Unitalsi sul tema Insieme per aiutare. Presso la Fondazione gli studenti non faranno soltanto un'esperienza di pratica assistenza ai ragazzi immigrati e mazaresi che seguono il doposcuola del centro, ma sarà per loro anche un'occasione di formazione sulle tematiche del terzo settore del volontariato. A turno i 33 ragazzi che hanno aderito al progetto svolgeranno attività di sostegno al centro una volta a settimana. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Parliamo di sport e calcio. Il Mazara sta per scendere in campo a Castelbuono nel match di recupero della 16ª giornata del campionato di eccellenza. Sentiamo. Impegno infrasettimanale oggi per il Mazara Calcio che alle 14.30 sarà di scena a Castelbuono contro la formazione locale nel match di recupero della 16ª giornata del girone A di eccellenza. Una partita che era stata rinviata lo scorso 7 gennaio a causa del forte vento che spirava sul terreno di gioco del comune palermitano. Per i gialloblu si tratta del terzo impegno in 8 giorni. Un vero e proprio tour de force iniziato mercoledì scorso in Coppa Italia contro il Licata, proseguito domenica in campionato contro il Dattilo, che si concluderà sabato prossimo a Palermo contro il CUS. La trasferta di oggi a Castelbuono è importantissima per il sodalizio guidato da mister Toto Brucculeri. Un'eventuale vittoria del Mazara proietterebbe Canarini nelle zone altissime della classifica, ad appena un punto dal duo di testa composto dal Marsale e dall'Icata. Una ghiotta occasione, insomma, che potrebbe cambiare decisamente la prospettiva di questa stagione per i gialloblu e che il Mazara certamente cercherà di sfruttare al massimo. Brucculeri oggi deve fare a meno degli squalificati Ciancimino e Calicetto, entrambi espulsi nella gara vittoriosa contro la capolista Dattilo e appiedati dal giudice sportivo per un turno. Rientrano dopo il turno di squalifica invece Capitan Palazzo e il difensore Grippi. Il match tra il Castelbuono e il Mazara verrà arbitrato dal signor Marco Mirabella della sezione 10 Reale. E siamo giunti al termine dell'edizione odierna del TG Vallo, grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione, arrivederci.